No. Ciao a tutti ragazzi, sono Xuarede e bentornati sul mio canale. Oggi siamo in un'atmosfera differente. Perché ridi? Cosa stai dicendo? Vabbè, e comunque non sono a casa mia, ma sono giù in vacanza. Devo ingoiare qualcosa, che non pensate male. Cosa stai dicendo? Cos'è? Vabbè, voi non vedete di sicuro il casino che c'è in stanza, ma qua si muore dal caldo. E sto sudando troppo, stiamo sudando troppo. Non ci ho appena svegliato. Beh, anche io più o meno. Vabbè, colgo l'occasione per salutare Max88, Redow e Federico Mansi. Bravo. Grazie. Sì, sto sudando. Sto sudando, spero che si senta bene, perché non so come sia l'audio in questa stanza, non lo so. Vabbè, fatto sta che passiamo subito a vedere i video del mese di maggio, perché signori non so il codice del telefono di mio fratello per vedere i video. Intanto vi dico che mio fratello non sa nemmeno mettere il codice al suo telefono. Fa troppo caldo. Oh no, già. È bello, è divertente. Prima che impazzisco. Sai cosa penso per mettere il video? No. Lo taglio io, mica lo tagli tu. Ok, adesso controlliamo bene i video di maggio, perché signori e signori sappiamo che questo faccia a faccia è un po' in ritardo. Che tra l'altro non abbiamo detto neanche in che video siamo. Siamo nel faccia a faccia. È vero. Siamo nel faccia a faccia numero tipo 600.000, non lo so, non mi ricordo. Vabbè, 5. Tu ce lo ricordi, io no? 5. Buono. Allora. Sì, certo. Allora, il primo video di maggio è stata la mia postazione gaming, che è stata rinnovata grazie all'arrivo della mia sedia, che avevo pagato tipo 50 euro. Ma comunque sapete tutto se avete visto il video, ve lo lascio comunque in descrizione. Vai a vedere in descrizione. Poi, allora, giriamo questo telefono, ok. Questo video ha fatto 200 visualizzazioni e 23 like e, signore e signori, 6 dislike, che okay. Vabbè. Quindi credo che sia piaciuto particolarmente, tanto mi devo muovere perché sennò sto scomodo e fa troppo caldo. Poi passiamo all'altro video, prime impressioni sulla modalità canestro Rocket League. Ha avuto 10 like, 10 dislike e 55 visualizzazioni. Credo che i dislike siano dovuti al microfono. Praticamente registravo prima col microfono delle cuffie, quindi mi stava cadendo il telefono, quindi non è uno dei migliori. Quindi che cosa? Quindi ha fatto schifo. Giusto, esattamente. No, però comunque... Era preparato. Non era preparato. Non è vero, guarda. Ero pronto. Dichiarazioni, ma non è vero. Ero pronto. Non è vero, erano le mie prime impressioni su questa modalità. Tra l'altro ha fatto 55 visualizzazioni, non credo nemmeno di averlo detto. Comunque sono davvero pochissime visualizzazioni. E quindi c'è stato un riscontro negativo. Non c'è fai. Va bene. Poi, quindi, innanzitutto, cioè, non vi ho neanche presentato mio fratello. E tutto questo, che cazzo ci sto facendo io qua? Siamo al terzo episodio del faccia a faccia, eruzione dentro casa. Ha fatto 102 visualizzazioni, 21 like e 9 dislike. Credo che questo video sia andato piuttosto bene, ha fatto delle visual decenti, comunque accettabili. Quindi, credo che sia andato piuttosto bene. Poi, perché mi stai guardando, ti accoltello. Poi, passiamo al... Mi devo grattare. Al OMG Ciutozzi in a pack. Viva la mia... non mi viene la parola. La mia... Tutto inglese. Sì, la tua pronuncia. Sì, esatto, mi veniva la parola, non so neanche perché. Qua abbiamo fatto tante visualizzazioni che diciamo che non sono neanche tanto male, però sappiamo che FIFA non è molto seguito, quindi ecco perché sto portando spesso, stava cadendo di nuovo il cellulare, quindi ecco perché sto portando spesso COD, soprattutto COD, anche perché è il gioco che in questo momento sto giocando davvero davvero molto. Quindi questo video ha fatto 16 like e 2 dislike, credo che sia andato abbastanza bene, abbastanza. Che tra l'altro ricordiamo che non erano i miei le clip,
però comunque me l'aveva passato un mio amico e boh, è questo. Poi passiamo al ho vinto un tozzo, la partita suprema. Questo è un video di maggio, sì, esattamente. Sì. Questo video ha fatto 72 visualizzazioni. Mi ricordo che quel video è stato praticamente qualcosa di incredibile, perché signori, non ho mai vinto niente nella mia vita. No, vabbè. No, è stato davvero strano vincere qualcosa su FIFA, perché io faccio schifo, quindi ero particolarmente emozionato. Ma vabbè, diciamo che questo video ha fatto 72 visualizzazioni, 16 like e 2 dislike, quindi anche questo più o meno credo che sia andato bene. Mentre qui abbiamo il best of Zeb89. Io lo seguo tantissimo, mi fa scassare dalle risate, cioè io lo amo, fa troppo ridere. E, ha fatto 125 visualizzazioni di 15 like, perché ho detto di prima di 15, boh, vabbè, e 4 dislike, quindi anche questo credo che sia andato abbastanza bene. Qui abbiamo la challenge impossibile, questo video è stato davvero davvero difficoltoso da registrare perché non riuscivo a giocare, faccio già schifo su COD, poi addirittura mettendo quella barra là davanti che non so neanche come definirla, non è una barra di punteggio, comunque non lo so. Questo video tra l'altro ha fatto 96 visualizzazioni, 12 like e 4 dislike. Ecco, da qua già inizia un piccolo periodo in cui sto ricevendo pochissimi like e quindi poco riscontro dagli iscritti, quindi da voi. Che se stai guardando il video, stai zitto, tu non meriti parola. Non lo sai che scherzo, anche non ti posso toccare tutto sudato che sono. Ok, sono finiti i video di maggio, questo è diciamo il mio mese di maggio. Ok, questo mese ci avete fatto tantissime domande, un bel po' di domande. Iniziamo con la prima. Pierino Rana, fuck, hai intenzione di portare una nuova serie? Se sì, quale? Allora, non ne ho idea, ancora non ne abbiamo idea, cioè non ne ho idea io perché tanto lui non serve a niente. No vabbè, non ne ho idea, non ne ho idea sinceramente, magari ritorneranno le gare su GTA e... nel frattempo pure risposta all'altra domanda, fuck, perché non porti le gare malate di GTA 6 Mad Crew? Beh sì, le porterò, arriveranno, mi metterò d'accordo con i miei compagni di crew. Fuck, preferisci il nord o il sud? Ma io sinceramente vivo al nord, però non mi trovo molto bene perché, ma non so, sinceramente mi trovo meglio al sud, dipende comunque da certi aspetti, perché comunque il nord è molto più attrezzato e il sud magari meno, ma dipende, comunque sinceramente non saprei. Comunque io alla fine vivo al nord, però comunque anche qui al sud mi trovo bene. Vabbè, ovviamente al mio dolce e tenero fratellino non lo facciamo rispondere perché ovviamente direbbe di sicuro il sud perché lui abita qua. Cioè, ma non ha senso perché sono più belle. Non riesce a parlare, va bene, comunque possiamo andare avanti. Prossima domanda. Pac, quali sono i vostri cantanti e canzoni preferite? Ma perché stai ridendo? Non fa ridere. Vai! Vabbè. Allora, inizio io. Ma io sinceramente ascolto un po' quasi tutto, dai Linkin Park, Genesis e Madman, che sono... O magari alcune volte mi cimento ad ascoltare le canzoni che metto come sottofondo dei video, quindi... Non lo so, un po' tutto. Ascolto solo generalmente Shad e Fred Pan. Di più Fred Pan ultimamente. Poi anche Jeb è meglio. Beh, più o meno abbiamo gli stessi gusti, anche perché sì. Io scopro le canzoni, poi le dico a lui, magari a lui gli piacciono e quindi poi se le ascolta, quindi è tutto un giro anche strano. Gigi dallo stu. No, questa arriva proprio all'ignoranza, cioè proprio all'ignoranza assurda. Pierino Rana, ancora, fuck, hai mai pensato di lasciare il canale per un qualsiasi motivo? Ma sinceramente in questo periodo un po' l'ho pensato perché comunque avevo poco reso conto e diciamo anche perché non so perché ma sto perdendo piano piano la voglia di fare video, però comunque è così. No, vabbè, comunque nel caso io quando ho voglia mi metto qui e mi registro e poi porto un video assolutamente, anche perché comunque il problema è che io non ho voglia di mettermi lì a registrare. No, ma soprattutto anche editare, ma poi quando comunque mi metto ad editare comunque arriva, cioè, boh, non mi annoio, di sicuro mi diverto, sì. E quindi è questo, ma sì, niente. Voglio sentirmi partecipe. I'm destra, vabbè. Fuck, challenge, ne farai? Non lo so, non ne ho idea, ne sto parlando con qualche mio amico qui in questo paesino di Caserta. Dice sempre facciamo challenge. Vabbè, non sentirete niente perché lui parla a bassa voce.
E sinceramente non ne ho idea, non lo so, mi hanno proposto alcuni amici magari di portare qualche challenge sul canale, però sinceramente non è che mi piace tanto, non mi entusiasma molto l'idea e quindi non lo so, magari può essere pure che più in là arriveranno. The Power, fuck, hai l'obiettivo di iscritti, se sì quale? Ma sinceramente già 100 iscritti è stato un buon traguardo, anche perché avevo un altro canale. Avevo un altro canale e... Quel canale? Vabbè, lui lo sa, comunque avevo un altro canale quando facevo tipo prima media, avevo 14 anni e registravo il gameplay praticamente con il telefono e quindi era un po' un problema. Poi con la vocina è ancora peggio. Guarda come sto sudando, guarda, mamma mia. Comunque, non mi ricordo la domanda. Ah, vero. Hai l'obiettivo di iscritti, sì, se sì, si può. Sì. C'è l'ora di un come... E comunque già con quel canale vecchio era arrivato tipo 30-40 iscritti, però era comunque gente che conoscevo e basta, non c'era altra gente. E con questo nuovo canale già arrivare a 100 iscritti è stato un traguardo davvero incredibile, non me l'aspettavo, non mi aspettavo di arrivare a 100 iscritti. Comunque il mio obiettivo minimo sarebbe di 500, perché se arrivassi a 500 sarebbe davvero ancora più incredibile. Vabbè, quindi le domande sono finite, così come sono finite le domande è finito anche questo video. Avete conosciuto mio fratello, probabilmente l'avete solo visto, ma vabbè, lasciam perdere. L'hai anche presentato. Sì, vabbè, ma lui si chiama... Come è che ti chiami? Non lo so. Vabbè, non sapremo mai come si chiamerà mio fratello. Alessandro. Davvero? No. Non lo pensavo. Niente. Questo video è finito, quindi se vi è piaciuto lasciate tanti like, commentate e soprattutto fatemi sapere nei commenti se volete qualche altro video, magari con mio fratello, insomma Two Players One Pad o un vlog del paesino in cui sto, magari vi faccio vedere bene dove starò tutta quest'estate, non lo so, fatemelo sapere nei commenti. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Vi saluto. Ciao.